Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Ahimè, siamo ancora in lockdown, quindi insomma cercheremo di fare ugualmente la nostra trasmissione anche in collegamento remoto da casa. Questa sera parliamo di un argomento che non abbiamo mai trattato. Parleremo di patologie a carico dell'apparato endocrino e in particolare a carico della tiroide. È un organo molto importante, come vedremo, che spesso e volentieri è un po' semisconosciuto o molto trascurato, invece riveste un'importanza del tutto fondamentale e primaria all'interno del funzionamento del nostro organismo. Concedetemi però di ringraziare inizialmente gli nostri amici di miodottore.it per averci, come al solito, aiutato e coadiuvato nell'avere il nostro ospite di questa sera, che presento subito. Do il benvenuto al dottor Francesco Leva, specialista in medicina interna, endocrinologia interna e chirurgia estetica. Buonasera, benvenuto, dottor Leva. Buonasera a voi e ringrazio anch'io voi per l'invito e ringrazio i telespettatori per condividere insieme a loro questo momento. Ecco, dottor Leva, questa sera parliamo di tiroide. Come dicevo, è un organo molto importante, poi lei ci dirà per quale motivo, però spesso un po' semisconosciuto dalla parte, diciamo, dalla maggioranza dei pazienti. Innanzitutto, vogliamo spiegare che cos'è e quali sono le sue funzioni all'interno del nostro organismo? Ma come giustamente ha anticipato lei, la tiroide è un organo estremamente importante. È una ghiandola piccolissima collocata nella parte anteriore del collo, tra la pelle e la laringe. Ha una forma a farfalla perché è costituita da due piccoli lobi legati da un istimo. Nonostante le sue piccole dimensioni e il suo peso piccolo che è pari a 20 grammi, svolge un ruolo estremamente importante sia nel periodo fetale, perché grazie alla produzione di ormoni tiroidei è consentito lo sviluppo del sistema nervoso centrale nel nascituro, sia perché nell'adulto controlla le funzioni metaboliche e chiaramente le funzioni più importanti di tutte le cellule e quindi di conseguenza dell'intero organismo. Tant'è vero che nelle sue alterazioni, che si traducono nelle alterazioni funzionali, ipo, cioè ridotta produzione, ed ipertiroidismo, eccessiva produzione, o nelle alterazioni strutturali, la formazione di gozzi e noduli, essa determina delle implicazioni negative che non riguardano soltanto la ghiandola in se stessa, ma riguardano l'intero organismo, il cuore, l'apparato digerente, le capacità relazionali. Quindi da questo si può comprendere, nonostante la sua piccolezza dimensionale, sia un organo funzionale nel mantenimento di quello che è l'equilibrio e il benessere e la salute, quindi dell'intero organismo. Ecco, volevo chiedergli questo. Quali sono le principali patologie a carico della tiroide, soprattutto con quale frequenza, si presentano nella popolazione italiana? Allora, io partirei con il dire che oggi c'è un'estrema attenzione sulle patologie della tiroide. Uno, perché sono di frequente riscontro; due, perché c'è stata una campagna piuttosto estesa negli anni passati sul consumo di sale iodato, dato che lo iodio rappresenta il principale carburante per la tiroide e per la produzione degli ormoni tiroidei. E tre, perché oggi abbiamo i mezzi diagnostici e anche lo stesso medico di base è più attento per individuare situazioni che magari possono essere in prima battuta indirizzate ad altro, situazioni che riguardano proprio delle alterazioni funzionali e strutturali della tiroide. Come ho già premesso, le patologie della tiroide possono essere suddivise in gruppi quali le patologie autoimmuni, le patologie infettive, le patologie neoplastiche o le patologie carenziali, ma in linea molto più specifica sono quelle che determinano sostanzialmente una ridotta produzione di ormoni tiroidei, le carenziali ovviamente per un ridotto apporto di iodio con la dieta, o quelle che sono dovute ad un'eccessiva
funzione della ghiandola per un processo infiammatorio, oppure per un'alterazione strutturale come nel caso della formazione dei noduli o ancora situazioni che determinano un incremento dimensionale della ghiandola conosciuto come gozzo, per poi passare a quelle patologie a carattere neoplastico che sono il carcinoma papillare, il follicolare, il midollare e l'anaplastico. Però vorrei subito dire ai nostri ascoltatori, dare un messaggio di, diciamo, di tranquillità, che le patologie della tiroide sono non solo di facile diagnosi oggi, grazie ai mezzi strumentali e di laboratorio che abbiamo, ma sono anche di facile risoluzione, compreso le patologie neoplastiche della tiroide, che comunque permettono, una volta trattate, di poter, diciamo, svolgere una normale vita, ritornare a quello che è il normale standard qualitativo della vita. Per quanto riguarda la frequenza, l'incidenza, quindi l'aspetto epidemiologico delle malattie della tiroide, posso dire che sono più frequenti nel sesso femminile. Generalmente hanno un carattere ereditario, ma perché sono più frequenti nel sesso femminile? Perché la donna, producendo gli estrogeni nel periodo fertile, determinano gli estrogeni una perdita di iodio con le urine. Ed essendo lo iodio il principale elemento per la produzione degli ormoni tiroidei, la carenza chiaramente ne determina un difetto funzionale. L'età più colpita è l'età che va dalla quarta alla quinta decade di vita e vengono comunque a manifestarsi piuttosto gradatamente e lentamente. E nella maggior parte dei casi si tratta di patologie che hanno un carattere autoimmune. Cosa significa autoimmunità? Quando l'organismo sviluppa degli anticorpi tali da non riconoscere più gli organi come propri e quindi li attacca. Questo determina un sovvertimento strutturale e funzionale della tiroide e quindi comporta le disfunzioni in termini di ipometabolismo ed ipermetabolismo. Attenzione, ho parlato di metabolismo perché? Perché la tiroide è fondamentale nel controllare l'attività metabolica, quindi il consumo energetico dell'organismo, tant'è che nella maggior parte dei casi si presentano al medico i pazienti che hanno una variazione nel peso corporeo, sia in eccesso sia in difetto, anche se il corteo sintomatologico delle malattie della tiroide è piuttosto vasto. Quindi, richiudendo questo, diciamo, questo quesito, posso dire che la frequenza delle patologie della tiroide è elevata nel sesso femminile, generalmente interessa l'età adulta, è comunque di facile diagnosi. E così come di facile risoluzione terapeutica. Ecco, dottor Leva, lei giustamente prima diceva ipertiroidismo ed ipotiroidismo. Soffermiamoci un attimo su questi due termini. Cosa vogliono esattamente dire e soprattutto le conseguenze che portano a livello dell'organismo umano? Allora, il termine iper in greco significa eccessivo, aumentato, quindi ipertiroidismo. Di conseguenza significa una situazione patologica caratterizzata da un eccessivo rilascio di ormoni tiroidei. Ipotiroidismo è chiaramente il suo opposto. Ipo significa poco, quando la tiroide inizia a produrre pochi ormoni tiroidei. Quali possono essere le conseguenze a carico dell'organismo? Come ho già detto, le patologie della tiroide coinvolgono il nostro sistema in toto, perché controllano la funzione di tutte le cellule. Le conseguenze dell'ipertiroidismo si manifestano a livello cutaneo, si manifestano soprattutto a livello cardiaco, tant'è vero che cuore e tiroide hanno una stretta correlazione, così come a livello relazionale. Tradotto il tutto, possiamo dire che un soggetto ipertiroideo, proprio per un aumentato metabolismo, è caratterizzato da un punto di vista sintomatologico da tachicardia, sudorazione, tremore, perdita di peso importante, chiaramente facile irritabilità, insonnia, disturbi dell'apparato gastrointestinale, perché frequentemente si manifesta con disturbi dispettici e diarroici,
Inoltre l'ipertiroidismo chiaramente si traduce anche con situazioni che alterano l'estetica della persona. Ad esempio, una delle manifestazioni più frequenti nei soggetti ipertiroidei affetti da patologia autoimmune, come nel caso del morbo di Graves-Basedow. Graves è stato quel medico che più di 200 anni fa ha descritto l'ipertiroidismo da patologia autoimmune, si traduce nella comparsa dell'esoftalmo o proptosi, cioè una situazione in cui i bulbi oculari fuoriescono chiaramente dall'orbita. Questo perché? Perché si ha un'infiltrazione di anticorpi nel grasso perioculare e quindi spinge l'orbita verso l'esterno. Altre manifestazioni nel campo, diciamo, sull'estetica della persona sono caratterizzati dal defluvium capillorum, cioè dalla perdita dei capelli, dai disturbi nella sfera appunto sessuale, quindi altera l'intero sistema organismo, ribadisco. L'ipotiroidismo invece sono tutte quelle manifestazioni opposte. Il soggetto diventa, diciamo, un bradipo, se il termine mi è consentito, cioè rallentato in tutte le sue funzioni. Spesso si individua nel soggetto anziano, soprattutto nelle prime fasi dell'ipotiroidismo, una sorta di simil demenza, perché proprio tutte le funzioni cognitive, relazionali vengono ad essere, diciamo, ridotte e rallentate. Inoltre, il soggetto spesso presenta aumento del peso corporeo e molte volte le donne, soprattutto nel periodo menopausale, che è quella fascia di età dove questa sintomatologia si manifesta, vengono dal medico proprio per questo disturbo. Chiaramente una maggiore tolleranza al freddo, una maggiore tendenza al pianto, quindi sono tutti sintomi correlati ad un eccesso o a un difetto nella produzione degli ormoni tiroidei. Benissimo, a questo punto io do la linea alla pubblicità per il primo blocco, ma tornate subito qua in Sessalute perché col dottor Leva continueremo a parlare di tiroide e delle sue patologie. Bentornati qui in studio con Sei in Salute. Stavamo parlando di tiroide, malattie tiroidee, lo stavamo facendo col dottor Leva. Ecco, dottor Leva, abbiamo parlato di ipertiroidismo e ipotiroidismo. Ci sono anche due termini che insomma, sono abbastanza conosciuti che sono gozzo, fa un po' buffa questa definizione, ma poi è quella giusta, quella corretta, e noduli tiroidei. Di cosa si tratta esattamente? Ma il termine di gozzo sta a indicare una condizione in cui la ghiandola tiroide viene sollecitata da quello che è l'ormone tireostimolante o TSH. Si tratta di quell'ormone rilasciato dalla ipofisi, una ghiandolina collocata alla base appunto del cervello, il quale non fa altro che stimolare la produzione degli ormoni tiroidei. Nel momento in cui la ghiandola tiroide presenta una carenza di iodio, per un meccanismo di compenso fisiologico, l'ipofisi la stimola a lavorare di più per mantenere una condizione di equilibrio. Questo stimolo è un po' paragonabile allo stimolo del muscolo che riceve durante l'esercizio fisico. Un muscolo, quando viene iperstimolato durante l'esercizio fisico, aumenta nel suo volume. La stessa cosa succede a carico della tiroide. Quindi, questo aumento volumetrico, questo ingombro, quindi una ghiandolina piccola così diventa, può assumere delle dimensioni significativamente impegnative, raggiunge diciamo una dimensione tale da definirla gozzo. Ci sono dei gozzi tiroidei che determinano delle compressioni a carico delle strutture anatomiche vicine che richiedono chiaramente l'immediato intervento chirurgico, perché possono
comportare una compromissione nella deglutizione, un soffocamento per compressione a livello tracheale, in quanto la tiroide si trova in una zona anteriore del collo tra trachea, esofago e laringe, oltre a disturbi di fonazione. Ho parlato di gozzo conseguente alla carenza di iodio. Infatti, spesso nei paesi, nelle regioni montuose, così come in alcune aree del pianeta, ad esempio le popolazioni dell'Himalaya, dove la carenza di iodio è diffusa, il gozzo è conseguentemente diffuso. Il gozzo è, diciamo, questo aumento volumetrico progressivo che man mano si trasforma in gozzo multinodulare, cioè da questa aumentata struttura, per le continue sollecitazioni che la ghiandola subisce, si formano come delle sorte di zolle. Passatemi il termine, nel contesto della ghiandola stessa. Questi sono i noduli. I noduli possono essere quindi all'interno di un gozzo, come possono essere anche, diciamo, nel contesto di una ghiandola normale, e sono aree di iperstimolazione della tiroide. Alcuni di questi noduli possono essere iperfunzionanti o non funzionanti, tant'è vero che forse a qualcuno viene facile ricordare che il nodulo scintigraficamente viene definito nodulo freddo o nodulo caldo, a seconda se funzioni o meno. Un nodulo che funziona non fa altro che aumentare il rilascio di ormoni tiroidei e quindi determina l'ipertiroidismo. In questo caso la terapia chiaramente è di tipo soppressivo, cioè bisogna sopprimere questa aumentata attività, così come nell'ipertiroidismo. Mentre nel gozzo la terapia è quella osservazionale, a meno che il gozzo non è di dimensioni tali da comportare delle alterazioni nelle strutture anatomiche vicine. Il gozzo spesso può regredire spontaneamente. È una delle, diciamo, forme di più frequente riscontro sono quei gozzi nell'età adolescenziale che iniziano a formarsi e che spesso la paziente o il paziente se ne accorge guardandosi lateralmente allo specchio oppure a seguito del fatto che ha dei disturbi nella deglutizione o nella fonazione. Quindi, riassumendo, col termine di gozzo si intende una condizione a carico della tiroide caratterizzata da un aumento volumetrico. Il nodulo è un aumento praticamente circoscritto del volume della tiroide che può stare anche all'interno del gozzo stesso. Invece parliamo appunto di diagnosi. Com'è che viene diagnosticata i disturbi a carico della tiroide? Necessitano per caso di analisi strumentali? Ma guardi, le patologie della tiroide, a mio avviso, ma credo che trovi con questa affermazione la condivisione da parte di ogni collega che si occupa di patologie della tiroide, sono di facile sospetto diagnostico, nel senso che il medico già suppone, nel momento in cui vede entrare la paziente o il paziente a proprio studio, suppone la presenza di di un problema della tiroide, cioè di un distiroidismo, perché la sintomatologia è chiara, quindi la visita medica è il primo elemento. Poi abbiamo a supporto gli esami di laboratorio che permettono di valutare la funzionalità della ghiandola, quindi se c'è un iper o un ipotiroidismo o una condizione di normalità. Abbiamo le indagini strumentali a disposizione, quindi quello che ci consente di valutare le alterazioni della struttura della ghiandola, quindi l'ecografia, così come delle indagini che permettono di valutare se ci sono delle compromissioni, diciamo, tali da determinare alterazioni a carico degli organi anatomici vicini, ad esempio l'apparato respiratorio. Quando si tratta di gozzi voluminosi che impegnano il torace e quindi compromettono la capacità ventilatoria, in questo caso l'RX torace, così come la capacità di captazione dello iodio ad opera della scintigrafia, che ci permette di individuare se ci sono chiaramente delle condizioni di sospetto neoplastico. Così come l'indagine bioptica, il cosiddetto ago spirato, e infine aggiungerei la valutazione dell'anticorpalità tiroidea che ci consente di classificare il disturbo della funzionalità tiroidea come conseguenza di una autoimmunità
che determina l'iperfunzionalità della tiroide oppure l'ipofunzionalità. Quindi, diciamo, facendo una scaletta, abbiamo la visita medica, gli esami di laboratorio, l'ecografia, la scintigrafia e chiaramente l'indagine radiologica del torace. E in ultimo, ma non di minore importanza, l'ago aspirato che ci permette di valutare l'aspetto citologico e quindi di capire se ci sono particolari anomalie strutturali e funzionali a carico delle cellule, identificandole in quella che è la classe dei tumori a carico della tiroide. Ecco, è possibile fare in qualche modo della prevenzione? Guardi, negli anni 90, ad opera del compianto professor Aldo Pinchera, il padre della tirologia italiana, ci fu un ampio interesse, un'ampia diffusione, chiaramente sostenuta anche dal Ministero della Salute, sull'uso del sale iodato. Infatti, la prevenzione viene fatta innanzitutto con il consumo di sale iodato, perché lo iodio, abbiamo detto, è l'elemento fondamentale per il buon funzionamento della dieta. Ma come ogni cosa, non solo il difetto, ma anche l'eccesso può determinare chiaramente un disturbo, per cui va, diciamo, consumato in maniera commisurata. Quindi la prevenzione, innanzitutto, consumando il sale iodato al posto del comune sale da cucina. Ovviamente fare i normali controlli annuali, ma questo rientra nel check-up, nella routine dei controlli che ognuno di noi è destinato a fare per mantenere lo stato di salute e di benessere. E poi, ovviamente, come in ogni cosa, io mi rifaccio spesso a quello che la scuola salernitana definiva: se non hai un buon medico, i tuoi buon tre medici sono l'animo allegro, la buona dieta e il riposo. Quindi essere allegri, riposarsi e chiaramente un'adeguata dieta sono gli elementi preventivi non solo per le patologie della tiroide, ma per qualsiasi cosa che possa poi destare una condizione di squilibrio nel nostro organismo e quindi determinare lo stato di malattia. Benissimo, io a questo punto do la linea alla pubblicità per il secondo blocco, ma tornate qui con noi perché continueremo a parlare col dottor Leva di tiroidi e di patologie a carico della tiroide. Bentornati qui con noi con Sei in Salute. Questa sera stiamo parlando di tiroide e delle patologie a carico di questo organo che abbiamo visto estremamente importante per il benessere del nostro organismo. Dottor Leva, ecco, si sente sempre parlare di tiroidi, ma si sente anche parlare di paratiroidi. Che cosa sono e cosa servono? Delle strutture ghiandolari presenti nel contesto dei lobi tiroidei, due da un lato e due dall'altro. Hanno un ruolo estremamente importante a produrre il paratormone e la calcitonina. Cosa sono? Sono quegli ormoni destinati a mantenere in equilibrio i livelli del calcio ematico. Il calcio è estremamente importante per la funzione di tutte le cellule. E ovviamente per la funzione soprattutto delle strutture muscolari, oltre che per i meccanismi della coagulazione. Chiaramente, quando si interviene sulla tiroide chirurgicamente, si asporta la ghiandola nella sua totalità, il chirurgo tende sempre a risparmiare queste quattro ghiandoline, le paratiroidi, che come abbiamo visto insieme alla tiroide svolgono un ruolo fondamentale. La tiroide, diciamo, seppur asportata chirurgicamente, può essere sopperita nella sua funzione grazie alla disponibilità terapeutica che abbiamo oggi attraverso la levotiroxina. Per sostituire la funzione delle paratiroidi diventa un po' più complicato perché
richiede l'assunzione attenta del calcio e chiaramente anche dei supplementi di vitamina D, proprio perché si tratta di ghiandole che controllano il metabolismo del calcio. Ecco, ne approfittiamo un po' anche della sua duplice veste anche di chirurgo estetico. Sappiamo che lei ha questa ulteriore specializzazione. Per chiederle qualcosa circa Sì, in realtà la chirurgia come fare, estetica ecco, non è una per. specializzazione, è un master che uno fa per completare e migliorare le conoscenze anche in altri campi. Io sono un medico, oltre ad essere un endocrinologo, sono un medico che si occupa di medicina e chirurgia estetica, ma con questo non voglio fare il tuttologo, sono una persona a cui piace studiare, piace informarsi e mi occupo anche quindi di estetica. Ma da cosa mi è nata la passione dell'estetica? Mi è nata proprio durante i miei studi endocrinologici, perché la endocrinologia, è strettamente legata al benessere, alla salute e alla bellezza dell'organismo, in un unico concetto che è un neologismo, il benessere. Infatti, il sistema psico-neuroendocrino-immunologico, che è quello che regola il nostro organismo, è strettamente, chiaramente nella sua corretta funzionalità, legato al benessere della persona. E ovviamente una persona che sta bene è anche bella. Le endocrinopatie, cioè le malattie che riguardano gli ormoni, spesso si traducono con la comparsa degli inestetismi. Ricordate l'esoftalmo nel caso della tiroide? Oppure l'ipertricosi, cioè l'eccessiva crescita di peli in patologie quali il virilismo o la policistosi ovarica, o situazioni che comportano cambiamenti nella struttura co del corpo come un'eccessiva obesità, per esempio l'ipercortisolemia. Quindi queste condizioni mi hanno portato nel corso degli anni ad avvicinarmi anche al mondo dell'estetica, dell'armonia e quindi inquadro spesso le endocrinopatie anche sotto un concetto estetico. Ecco perché questa, diciamo, duplice veste di endocrinologo, medico e chirurgo estetico. Chiaramente la chirurgia estetica è un'appendice ulteriore per completare quelle che sono le conoscenze in questo ambito. Com'è che possono venire in aiuto la chirurgia estetica per quanto riguarda gli inestetismi dati dall'ipertiroidismo e l'ipotiroidismo? Guardi, le faccio una considerazione molto importante in merito. Le patologie della tiroide sono delle patologie piuttosto tenaci per quanto riguarda la medicina e chirurgia estetica, perché spesso il paziente distiroideo, cioè paziente in cui la tiroide può funzionare in eccesso o in difetto, non è un ottimo candidato, perché spesso i risultati risultano, scusate il gioco di parole, tardivi, per cui se tu ad esempio fai un filler significa riempitivo con l'acido ialuronico, proprio per l'attività ipermetabolica che ha la tiroide, l'acido ialuronico si degrada più rapidamente rispetto a soggetti appartenenti alla popolazione normale. Così come verrà difficile trattare un soggetto nel caso in cui c'è un eccesso di peso con la liposuzione. Perché nonostante tu rimuovi il patrimonio adipocitario nella sede di interesse, spesso nel soggetto ipotiroideo questo patrimonio tende a riformarsi. Quindi il soggetto distiroideo per quanto riguarda la medicina e chirurgia estetica spesso non dà i risultati voluti, spesso ci sono delle complicanze. Per cui nel soggetto con patologie della tiroide bisogna avere un accorgimento medico-estetico, chirurgico-estetico più attento. Ecco, volevo tornare un attimo su due aspetti di cui volevo, insomma, che lei dicesse qualcosa in più, che erano riguardo i tumori e le malattie autoimmuni della tiroide. Sì, guardi, i tumori della tiroide sono tumori, come già ho detto, che non hanno non sono dei tumori che spesso preoccupano il medico,
Mi spiego meglio. Sono tumori di facile risoluzione, mi riferisco al papillare e al follicolare, a meno che non abbiano chiaramente una concomitanza con altre neoplasie o non abbiano metastatizzato, che una volta trattati, cioè una volta sottoposti ad excelsis, cioè a rimozione, permettono di ritornare alla vita normale. Ben differente sono invece il tumore anaplastico e il tumore midollare della tiroide, cioè una situazione quest'ultima caratterizzata da una iperattività delle cellule parafollicolari C che producono un eccesso di calcitonina. Il tumore midollare della tiroide è uno di quei tumori che rientra nelle cosiddette malattie endocrine multiple, cioè è associato ad altre patologie neoplastiche che possono interessare il pancreas, possono interessare l'ipofisi, possono interessare i surreni nella forma di feocromocitoma, per cui è una forma molto più complessa e molto più aggressiva. Però in linea di massima posso dire che il tumore papillare, il quale generalmente interessa l'età più giovanile, così come il follicolare, una volta trattati, permettono un ripristino, un ritorno alla normale qualità della vita. Le patologie autoimmuni della tiroide sono delle situazioni in cui ci sono degli anticorpi, dei propri anticorpi che vanno a intaccare, diciamo, la tiroide, ma possono intaccare anche altri organi. Infatti, spesso l'autoimmunità tiroidea è associata all'autoimmunità di altri organi, come per esempio site atrofica, quindi anticorpi contro la mucosa gastrica che comportano un ridotto assorbimento di vitamina B12, quindi l'anemia perniciosa, perché la vitamina B12 è fondamentale per la maturazione dei globuli rossi, così come può esserci la vitiligine, una forma molto frequente, o altre forme di autoimmunità, quali l'artrite reumatoide o il lupus eritematoso sistemico. In finale di trasmissione siamo giunti a questo punto, veramente alla fine della nostra puntata. Dottor Leva, possiamo dare dei consigli veloci ai nostri telespettatori, soprattutto magari per la prevenzione, insomma, per tenersi in forma, ecco, diciamo così. Ma guardi, scusi se l'ho interrotta prima, io ritornerei di nuovo perché è stata una filosofia di vita professionale a quello che la scuola salernitana, quindi un'antica scuola medica, insegnava. E ribadisco, e lo dico spesso anche ai miei pazienti, che se tu non hai un buon medico, il tuo buon medico è l'anima allegro, la dieta e il riposo. Quindi questo è fondamentale per star bene. E diciamo, nell'argomentazione più stretta oggetto della nostra discussione, il consiglio che io do è un adeguato consumo di sale, chiaramente moderato in rapporto a quelle che sono le esigenze, i controlli periodici dopo, diciamo, una determinata fascia d'età, che è quella che va dalla quarta alla quinta decade di vita, e chiaramente affrontare anche con una certa, passatemi il termine, leggerezza la vita, perché la tranquillità fa vivere sempre bene, tant'è vero che diverse patologie della tiroide vengono fuori nel momento in cui una persona ha subito un lutto, ha subito una situazione piuttosto drammatica nel corso della vita. Questo è il mio consiglio, siate allegri, siate di buona forchetta e riposate, perché star bene significa essere in salute e quindi significa essere anche belli. In quel concetto che io definisco in questa triade, benessere vuol dire bendessere. Benissimo, a questo punto non mi resta che salutare tutti i nostri amici a casa. Ringrazio ancora il dottor Leva per essere stato con noi. Ringrazio gli amici di Mio Dottore per averci dato la possibilità di ospitare con noi il nostro specialista di questa sera. Ringrazio Andrea in regia. Come sempre vi ricordo di visitare i nostri siti web www.informatv.it e www.tecnomedicina.it. Come sempre non mi resta che augurare a tutti buona salute.